persona che abitiamo. Vigia, a vendere. Che notizie porti? Lago non pungerà mai più. Ben fatto, Eivor. Chiunque si nascondesse dietro quel nome. Amore mio, c'è stata un'aggressione al mercato. Il mastro di porto, Grigori, è morto. Lago vendeva le merci sequestrate e accumulava argento per lo scrigno. Non ne aveva l'autorità. Chi avrebbe potuto credergli? Il sigillo del consiglio. Cane. La faccenda si complica. L'idea che se lo sia procurato è preoccupante. Devo terminare i preparativi per la festa di Yule, ma terrò orecchie tese e occhi aperti. Fate attenzione. Un prezioso sigillo e un indovinello. Uno dei quattro è con noi. Uno dei quattro. Rixige, Faravid, Audun e... Yor. I quattro membri del consiglio. Dobbiamo perquisire i loro uffici mentre sono occupati con la festa di Yule. Sì. Sì. Vieni, all'archivio. Forse mi è sfuggito qualcosa. Lo scopriremo presto. Basta perdere tempo. E sei ben stando tu, me brutta? Una lista. Tutto il necessario per la festa di Yule. Scrittura di Audun. Ha cancellato gli acquisti fatti. Dove avrà trovato tanti fondi da spendere? Audun è un uomo dai molti agganci. La stanza a sinistra è dove si riuniscono i consiglieri. Un sigillo di cera, simile a quello nelle fognature. Il sigillo che hai preso al lago. Non credi che qualcuno possa aver rubato? Cerchiamo ancora. Questo scrittoio, ho l'impressione che sia stato spostato. È lo scrittoio di Yor. È pieno di argento. Il pavimento è graffiato. Lo scrittoio di Yor era contro quella parete. Perché spostarlo? Un'entrata segreta. Dove condurrà? Resta alla porta. Qui c'era del vino. L'hanno portato via in fretta. Qualcuno ha tolto del vino da qui. E la stanza odora di mandorle. Forse il vino è stato avvelenato. Credo sia il vino per la festa di Yule. Pensi che qualcuno nel consiglio voglia uccidere tutti quanti? Così sembra. Non è lui. Non il mio Yor. Non lo farebbe mai. Lui... Rimani concentrata. Quando avremo tutte le prove, penseremo a Yor. Ora dobbiamo raggiungere la festa di Yule. La gente è in pericolo. Hai ragione. L'anfiteatro romano. Andiamo.
vedi il vino? No. Allora siamo in tempo. L'intero consiglio è qui. Lo scrigno potrebbe essere chiunque. Voglio che tu vada a cercare il vino. Io parlerò coi membri del consiglio. Cercherò di incastrare il colpevole. Anche fosse Yor? Anche fosse Yor. Se è lui lo scrigno, non gli permetterò di fare una strage. Liuvina. Ti ho sentita. Solo concedimi questo. Confidati con me prima di fare la tua mossa. Lo farò. Ora devo parlare con i consigli. Nominerò il vino e osserverò la loro reazione. Forse così arriverò allo scrigno. Faravid, hai un momento? Ah, Drengr! Se vuoi offrire la tua lama, la risposta è sì! Una come te ci farebbe comodo contro i Pitti. Ne sono tentata, ma sono molto selettiva nelle alleanze. Ti piace bere? Ah, se è una sfida, la accetto. Molto bene. Tornerò con del vino. Vino? Questa sfida va fatta con la birra. Ci faremo un'idea ben chiara su chi dei due sappia reggere meglio. Una festa splendida! Audun si è proprio superato. Audun, sembra che dopo tutto tu abbia trovato i fondi per la festa. Devi esserne felice. Felice ancora non rende l'idea. Guarda, guarda! Sta andando tutto oltre ogni mia aspettativa. Presto la festa avrà inizio. E questa gente potrà finalmente celebrare come merita. Brindiamo in tuo onore. Vado a prendere del vino. Oh, no, non posso accettare. Ti ringrazio. Il vino è per la gente di Jorvik. Ma quando arriverà, prego, serviti pure. Si è proprio superato. Puoi dirlo forte. Il sovrintendente di Jorvik ha un grande... Yor, chi era? Eccoti qui. Mi stavo preoccupando. Non devi. Sappiamo che lo scrigno è qui. È qualcuno del consiglio. Ne sei certa? Sì. E quando saprò chi è, gli pianterò la mia lama nel cuore e sarà tutto finito. Fino ad allora. Devo indagare senza destare sospetti. Mi serve il tuo aiuto. Ma certo. Cosa vuoi che faccia? Bevi e fingi di ubriacarti. Cosa? Perché? Mi serve un diversivo. Non devono fare caso a me. Il vino arriverà presto. Bevi 3 coppe e poi fai la tua recita. Non posso rendermi ridicolo. Devi trovare un altro modo. Fallo e basta. L'argento sarà pronto nei prossimi giorni. Grazie. Rixige. Ah, anche tu qui per festeggiare, vero? Ho brutte notizie. Il vino per la festa è guasto. Ovviamente, cosa potevo aspettarmi? Lo farò portare via dai miei uomini. Dovrebbe esserci altro vino nelle mie dispense. Manderò un uomo a recuperarlo. C'è altro? È tutto. Goditi la festa. Sì, ci proverò. Il sovrintendente di Jorvik ha un grande futuro. Bene. Eivor, hai scoperto chi è lo scrigno? Sì, credo di sì. Ogni membro ha buoni motivi per essere sospettato. Qualcuno più di altri. Di chi sospetti? Audun è il solo ad aver sempre premuto per la festa. L'ha organizzata lui, quindi aveva accesso al vino. E aiutava la badessa Ingeborg a raccogliere i testi cristiani. Lei si è poi rivelata la fiamma. Sì. Sì, hai ragione. E il vino? Tra i consiglieri solo lui sapeva che il vino non era arrivato. Quando gliel'ho offerto, l'ha rifiutato distinto, lasciandolo agli ospiti. Per questo, credo che lo scrigno sia Audun. Fratelli! Sorelle! Miei carissimi amici, vi do il benvenuto! Prima di iniziare, è mio privilegio presentarvi i nostri onorati ospiti. Qui con me potete vedere i più illustri lord di Jorvik, uomini e donne che hanno sorretto la nostra comunità in questi tempi difficili. Sono lieto di poter dire che oggi non celebriamo solamente Yule, ma rendiamo anche omaggio ai nobili cui tutti noi dobbiamo così tanto. Il vino. Tanto.
Lo scrigno è Audun. Per loro è tardi, non perdiamo la nostra occasione. Unitevi dunque a me nel celebrare i loro successi e i vostri. Rendo a voi che meritate questo e altro. Merda. E ora, mentre siete assordati e accecati dalla brama di opulenza e dal vostro stupido folle orgoglio, lasciate che vi dica che cos'è la nobiltà, una condanna a morte. Nel mondo nascerà un nuovo ordine. Purtroppo nessuno di voi vivrà per vederlo. Porta i consiglieri al sicuro. Io penso ad Audun. Vai! Proteggete il re! Per voi non c'è alcun futuro! Vai lontano! Cosa speravi di guadagnare in tutto questo? Quali ricchezze giustificano tanto dolore e la morte di uomini e donne onorevoli? Solo una mente debole potrebbe mai chiamarli onorevoli. Sono privilegiati, sedentari, compiacenti. Un completo spreco di risorse. Le mie ricchezze hanno rinforzato il nostro potere. Ho contribuito al futuro di un grande e glorioso ordine. Distruggendo persone oneste, mercanti, preti, nobili, senza distinzione. Eivor, ti sbagli. La tua cosmologia primitiva limita la tua mente. 9 mondi nell'albero. No. 9 volte 9 migliaia di mondi. E ancora altrettanti soli. 9 notti ho penzolato dall'albero, sacrificandomi a me stesso. Così il saggio cerca saggezza. Innumerevoli sfere attendono il nostro dono, la nostra illuminazione. Io vivo in un solo mondo. Tu vivi nel nulla. Yor, Liufina, dove sono andati?
bisogno dei tuoi occhi. Ehi, Bor, sono qui. State tutti bene? Stiamo bene. Faravid e i suoi hanno scortato Re Rixghe alla casa del re. Sono in salvo. Ci vediamo là. Non mi importa, voglio risposte. Calmati, Lord Rixghe. Audun è morto. Non basta calmarmi. Voglio strappargli la spina dorsale con le mie mani. Vuoi che mi calmi? Allora parla. Audun si è unito a una setta segreta che cospirava per conquistare Jorvik. Aveva due collaboratori: Grigori, il mastro di porto, e Ingeborg, la badessa. E tu, Eivor? Hai dato la caccia ai cospiratori dal momento del tuo arrivo? Sì, ma non potevo rivelarlo a nessuno. Questa setta può arrivare ovunque, permeare le mura di ogni città. Sono come vermi in una mela guasta. Avrebbero divorato Jorvik dall'interno, se avessero potuto. Ma tu hai impedito che accadesse. Siamo in debito con te. Stanne certa, Jarl Halfdan verrà messo al corrente. Se la minaccia è sventata, hai anche la mia gratitudine. Sono ancora vivo. E molti altri lo sono, grazie a te. Vorrei nominarti sovrintendente onoraria di Jorvik, Eivor. Accetterai? Suona proprio bene. È un onore, Lord. È il giusto premio. Pertanto, è mio compito informarvi che molto dell'argento incriminato si trova sotto la città. Esatto. L'argento raccolto dal mastro di porto. Come suggerisci di utilizzarlo? Molti onesti mercanti sono stati derubati della merce. Onora la festa di Yule rendendo l'argento ai bravi cittadini di Jorvik. Un saggio consiglio. Concordo. E va bene. Farò in modo che Yor distribuisca l'argento equamente. Vieni, Faravid. Aiutami a recuperare l'argento. Camminare mi farà bene. Abbiamo un detto in Bjarmia. Solo i morti possono lamentarsi. E noi siamo ancora vivi. Potrei sempre lasciarmi sfuggire qualche lamentela sul re e sul tesoro, ma mi asterrò. Hai agito bene. Anche voi. Se fossimo stati uniti, forse avremmo impedito ad Harald di prendersi la Norvegia. C'è sempre tempo. No. La Norvegia è il mio passato. L'Inghilterra è il mio futuro. E con questo vi lascio. Aspetta. Se mai avrai bisogno di noi, verremo. Un'ultima cosa, Yor. L'argento sul tuo scrittoio mi ha reso preda del dubbio, perciò devo sapere. A cosa serve? Credo che dovrò rinunciare alla sorpresa. Ho commissionato a un argentiere un pegno d'amore per Liufina. Un dono di Yule. Brigante. Farò meglio ad andarmene e a lasciarvi soli. Al nostro prossimo incontro, amica mia. In questa vita e oltre. Se ripassi da Jorvik, unisciti a noi per una birra. Conosco un posto in fondo alla strada. Bene, credo sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia.